individuate delle linee operative per rafforzare ulteriormente l'attività di contrasto al fenomeno dell'abbandono e dei rovi di rifiuti nella regione Campania, ma in particolare in quella zona a cavallo tra le province di Napoli e di Caserta, che rientra nel cosiddetto patto per la terra dei fuochi. A seguito del documento approvato fu individuata una linea di azione, che era quella di coinvolgere le società regionali, le società partecipate dalla regione del polo ambientale in azioni di supporto agli enti locali per la riqualificazione e il recupero del territorio e in prima battuta per consentire la pulizia e la rimozione dei rifiuti in quei cosiddetti siti storici, cioè quelli caratterizzati da anni da situazioni di degrado e di abbandono di rifiuti, rispetto ai quali i comuni manifestavano difficoltà a poter intervenire con risorse proprie. È per questo motivo che, d'intesa con l'assessorato regionale all'ambiente, l'8 agosto io ho inviato una nota rivolta a tutti i sindaci dei 57 comuni del Patto per la Terra dei Fuochi, che era appunto finalizzata a verificare la disponibilità e l'interesse soprattutto di queste amministrazioni comunali rispetto agli interventi promossi e proposti dalla Regione Campania e dalla società in house Campania Ambiente Servizi. È un'iniziativa che ha visto insieme la Regione Campania impegnato anche il rappresentante del governo, il commissario ad acta per il riordino delle società partecipate della Regione Campania, il dottor Gerli, che infatti è qui presente a questo tavolo. A seguito di questa richiesta, alcune amministrazioni comunali, numerose amministrazioni comunali, si sono fatte avanti. Sono circa 23 le amministrazioni comunali che hanno manifestato interesse o attraverso una nota del sindaco a Campania Ambiente e Servizi e alla Regione Campania e anche a me, o ancora attraverso l'adozione del protocollo d'intesa che gli era stato presentato, protocollo d'intesa che disciplina e individua quali sono le attività che hanno realizzato sul territorio. Molti di questi hanno stipulato il protocollo, poi entrerà nel merito di questo il rappresentante, l'amministratore delegato di Campania Ambiente e Servizi. Lo scopo della riunione di oggi è duplice: quello di fare un punto della situazione, di verificare insieme, coinvolgendo fin dal primo momento anche le associazioni che sono presenti sul territorio, come tutti i partner del patto possono sostenere questo tipo di attività. Infatti ci sono le forze dell'ordine, le polizie locali, la polizia provinciale, ARPAC, le ASL e soprattutto la regione. Ringrazio molto la regione per questa presenza così significativa, sia l'assessore regionale ambiente che l'assessore regionale all'agricoltura sono qui presenti proprio per verificare come è possibile insieme condividere questa fase, che è una fase di attacco sul territorio. Mai c'è stato un impegno così forte in termini di risorse, in termini di volontà di sradicare questo fenomeno dal territorio. Quindi per questo io adesso penso di passare la parola agli assessori per appunto perché ci facciano conoscere qual è l'impulso che la Regione vuol dare a queste attività. È un'iniziativa che si affianca alle altre che sono già state messe in campo sul territorio. Quindi Campania Ambiente e Servizi, c'è il Presidente, il Prefetto Palmiro, sia necessario che noi come Patto per la Terra dei Fuochi possiamo fare per sostenere queste loro iniziative. Io penso che entreranno anche nel merito delle attività che verranno svolte sul territorio, perché è opportuno in questa fase che la comunicazione sia più ampia possibile, e quindi poi i comuni è opportuno che rappresentino quali sono le loro difficoltà e quali sono le loro esigenze, perché in questa fase siamo nelle condizioni di poter intervenire e rispondere appieno alle loro esigenze. Assessore.